dal nostro corrispondente nel 1944. Canso proseguono gli arrivi delle SS tedesche a Villa Rizzoli, dove è stato stabilito il comando sotto la direzione del colonnello delle SS Wolf. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, prima che arrivino le SS italiane, quelle tedesche però erano già sul territorio. La scelta tedesca era di insediarsi a Villa Rizzoli di Canso, già Magni e già in realtà Grumello, è legata alla posizione strategica e al passaggio della strada Valassina che conduce a Bellagio, dove hanno sede numerose ambasciate e uffici ministeriali. A Canso, inoltre, lavora per l'esercito germanico la coltelleria Visconti, con la produzione di armi e altre forniture militari come pezzi per maschere antigas, cinturoni e fibbie. Il materiale grezzo arriva su treni merci che utilizzano i binari delle Nord. Altri tipi di produzione riguardano l'oltolina. Infine, i tedeschi, grazie alla posizione del paese, potrebbero allontanarsi rapidamente senza problemi. L'editore Angelo Rizzoli trattiene per la famiglia sfollata solo la foresteria